Con l'inizio di un nuovo mese arriva anche un nuovo Spira Labis, come sempre il primo e il 16 di ogni mese si resetta Labis portandoci i nuovi contenuti. Andiamo a vedere il nuovissimo Spira Labis di Genshin Impact 4.0. Eccoci qua ragazzi, mi raccomando, prima di andare avanti, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete i prossimi video. Come dicevo, si è resettato lo Spira Labis, abbiamo avuto l'aggiornamento completo che ha a che fare con i floor 9, 10, 11 e 12 dello Spira Labis di Genshin Impact 4.0 e adesso lo andiamo a scoprire insieme. Diamo uno sguardo rapido al floor 9 e al floor 10. Il piano 9 abbiamo la sala 1 che è composta da principalmente nemici che variano dai cacciatori di tesori ai mecha e anche i samurai nella prima sala. La seconda sala che ha praticamente gli stessi nemici, sono ondate di questi vari nemici che si dividono tra di loro nella sala 1. Nella sala 2 abbiamo pressoché un combattimento abbastanza simile ma con limitatore di idro cinghiale, alcuni slime sia idro che crio, abbiamo una lepre marina cherubica che sono i nuovi nemici che abbiamo trovato recentemente insieme anche ai mecha e poi altri cacciatori di tesori. Stessa cosa più o meno abbiamo nella seconda parte. La prima parte diciamo che è più verso il crio pyro, il crio idro. La seconda parte è più verso il pyro. Invece nella sala 3 abbiamo altri nemici che si susseguono tra i Mitachurs, la sacerdotessa, il mecha e la seconda parte sempre i mecha ma con gli agenti dei Fatui di Pyro. Diciamo che qui non c'è molto da dire, semplicemente mettete i team che più vi permettono di fare danno velocemente. Date priorità anche, eventualmente se ce l'avete, ai personaggi che sono Anemo che utilizzano il crowd control per riuscire a raggruppare nemici e farli fuori più velocemente. Lo stesso discorso vale per la sala 2, ma qua potreste pensare di portare con voi dei personaggi Pyro, Electro, Hyperbloom, ammettendo anche dei personaggi col Dendro, che vi permettono di eliminare più velocemente questi tipi di personaggi del Crio e l'Hydro. Per quanto riguarda invece la seconda metà, che sono personaggi prevalentemente Pyro, aggiungere dei personaggi che hanno Hydro, Crio, eccetera, potrebbero darvi una mano per fare più veloce, per pulire più velocemente questa sala. Nella sala 3, stesso discorso, portatevi i personaggi più forti che avete, così che li fate fuori tranquillamente. Non dovreste avere comunque troppa difficoltà, perché parliamo comunque del piano 9. Per quanto riguarda il piano 10, possiamo vedere che nella prima parte sono stati inseriti lo schermagliatore, abbiamo alcuni mecha e il cacciatore di tesori. Nella seconda parte, dei mecha insieme. Nella sala 2 abbiamo più o meno quello che c'era nei vecchi floor del vecchio Abyss, ossia i vari spettri di Pyro, di Dendro, Electro, cioè i vari spettri e Dendrofungo che si alternano tra di loro. Nella seconda metà invece abbiamo i cuccioli di Elementosauro, cucciolo cucciolo e invece l'Elementosauro abissale, quindi questi due sono quelli piccolini, questo è un quello più grande. Diciamo che qui scegliete voi il team che più vi aggrada, perché qualsiasi team inserite più o meno andrà comunque bene, sia per quanto riguarda la sala 1 sia per quanto riguarda la sala 2. Per la sala 3 vi ricordo che il colosso delle rovine non è quello che vola, ma è praticamente un robottone grosso, quindi in questo caso portatevi comunque sempre i personaggi con cui vi trovate meglio e con il quale riuscite a fare più danno. Per quanto riguarda la prima parte, perché nella seconda parte il crowd control non vi serve, stesso discorso, se riuscite a portarvi dei personaggi come Kazu, Aventi, eccetera, riuscite a raggruppare i nemici e a farli fuori più velocemente. E arriviamo quindi alla parte quella più interna. Cominciamo dal piano 11, vi ricordo che il piano 11 inizia nella prima sala con l'obiettivo di proteggere il monolite. Ricordatevi che quindi non c'è bisogno di fare un tempo, cioè un tempo specifico, l'importante è che evitate che il monolite scenda sotto il 60%. In questo caso abbiamo la prima parte che sono personaggi prevalentemente Pyro, cioè tutti Pyro, nella seconda parte sono personaggi tutti Crio, quindi importante un Hydro qui, importante un Pyro qui. Quindi così riuscite a farli fuori più velocemente. Potreste comunque evitare di portarvi personaggi dell'elemento opposto, potete farli fuori anche semplicemente con danni di altri tipi, però se fate in questo modo, soprattutto per quanto riguarda gli slime, farete sicuramente prima. In questo caso, anche in questo caso, molto importante l'utilizzo di un personaggio crowd control che vi permette di raggruppare i nemici e evitare che si avvicinino al monolite, così da fare più velocemente, evitare che attacchino il monolite e quindi riuscire a evitare che scenda sotto il 60%. Anche se non portando un personaggio Nemo,
Potete comunque evitare che loro attacchino il monolite semplicemente tenendoli distratti. Cercate sempre di colpirli, un po' alternandovi tra di loro, in modo tale che loro, i nemici, colpiscono voi ed evitano di colpire il monolite, perché nel momento in cui sono concentrati su di voi non colpiscono il monolite. Quindi cercate di alternarvi tra i vari nemici anche senza raggrupparli, così che colpiranno sempre voi ed eviteranno di colpire il monolite, sia per la prima parte sia per la seconda parte. Per quanto riguarda la sala 2 invece, abbiamo dei personaggi che sono prevalentemente elettro, quindi portare ad esempio un team Freeze nella prima parte andrà bene anche nella seconda parte, che vi permetterà di proseguire tranquillamente contro questi tipi di nemici. Lo stesso discorso vale per la parte di sotto: se vi portate un team che ha una prevalenza di personaggi pyro, andrà bene anche per la seconda parte, perché andrete a combattere contro altri elementosauro più un Lavachurz che comunque ha uno scudo crio e anche un altro personaggio che comunque riesce a essere debole contro il pyro. Per la sala 3 vi troverete con il team eventualmente che avete fatto per la sala 1 e la sala 2 e andrà benissimo anche per la seconda parte, perché un team ad esempio come il Freeze può andare bene anche per la prima metà e il team con una prevalenza pyro potrà andare benissimo contro il Geosauro primordiale. In questo caso però potreste tranquillamente optare per dei team che voi preferite. In ogni caso le 3 stelle dovrebbero essere abbastanza semplici se utilizzate queste categorie di team. E arriviamo al floor 12. Io non ho fatto ancora 36 perché volevo fare con un team specifico, ho perso un sacco di tempo, vabbè, non ve lo so manco spiegare, però insomma devo ancora finire perché mi ero incapato di fare con un determinato team, non ci riuscivo, ho lasciato perdere, ho fatto direttamente 35, ma si possono raggiungere anche le 36 stelle. Partendo dalla sala 1 troviamo il nostro Magu Kenki, un personaggio che in realtà forse prima poteva essere più temuto, ma che adesso, oltre che sappiamo bene come combatte, si può riuscire a schivare e a farlo fuori, non dico facilmente, ma insomma, abbastanza. In questo caso potreste tranquillamente utilizzare i personaggi che preferite. Io vi consiglio un team che vi permetta di fargli abbastanza male, ma pensando anche a ciò che verrà nelle sale successive. Adesso vediamo insieme. Nella prima parte abbiamo il Magu Kenki. Questo Magu Kenki appunto potete tranquillamente farlo più o meno con qualsiasi team, più o meno, perché io eviterei personaggi dove utilizzate, non so, DPS Anemo, ma potreste utilizzare DPS Pyro, DPS Creo. Diciamo che ci sono diversi tipi che potreste tranquillamente usare contro il Magu Kenki. Però, considerando che nella sala 2, nella prima parte, abbiamo l'imperatore del fuoco e del ferro che ha uno scudo pyro, sarebbe ideale portarsi dei personaggi che riescono ad applicare molto spesso l'elemento idro, così da togliere il prima possibile lo scudo a questo boss e farlo fuori più facilmente. Potresti optare per un team che utilizza Shinchu e Yelan insieme, come ad esempio il team Newtown. Nonostante abbia un pyro DPS, comunque riusciresti ad applicare tanto idro per riuscire a togliere lo scudo a questo boss e farlo fuori anche con un personaggio pyro. Però potresti optare anche per un team Freeze, ad esempio il classico Ayaka, Shenhe, Kokomi e Kazuha sarebbe perfetto sia per il Magu Kenki, nonostante non si congela, comunque il danno lo prende, ma sarebbe perfetto anche per lui, che nonostante non si congela è riuscito a togliergli velocemente lo scudo e farlo comunque fuori. Nella sala 3 vi trovereste poi contro dei semplici nemici che vi permettono di... potete anche raggruppare tramite il crowd control, quindi riuscire a farli fuori velocemente anche in caso di freeze. Potresti anche optare per dei team aggravate, insomma va bene anche un team del genere, perché riuscireste a far fuori comunque questo tipo di boss, che è quello che è un po' più ostinato a livello all'interno di questo floor 12 nella prima parte. Nella seconda parte, cominciando dalla sala 1, abbiamo i fantasma squarciacqua, che sono i nemici acquatici che abbiamo conosciuto a Fontaine. Inoltre ci troveremo un mecha costruttore che è praticamente una ruota che continuerà a colpirci avanti e indietro, la maga Crio dei Fatui e il mecha soppressore. In questo caso, questi nemici qua vi faranno abbastanza danno. Quello che io vi consiglio per farli fuori in maniera abbastanza rapida sarebbe l'ideale portarsi un elemento dentro che vi permetta di rimuoverli velocemente. Però, considerando l'utilizzo di un team dentro, a questo punto potreste optare per un team aggravate, per un team hyperbloom, team che quindi sfruttano l'elemento dendro e le sue reazioni, così che riuscite a farli fuori velocemente. Loro tre, considerate che il mecha costruttore vi segue, quindi vi colpisce in continuazione e vi segue in continuazione.
La maga Cicin, attenzione, perché oltre a scudarsi con lo scudo Crio, si teletrasporta anche, quindi si sposta. Mentre invece il mega soppressore rimarrà pressoché immobile. Il vostro quindi obiettivo sarà quello di far fuori loro due, quindi concentrarvi sulla maga Cicin cercando di spostarla verso il mega soppressore. A questo punto il mega costruttore verrà comunque verso di voi e quindi riuscirete a combatterli tutti e tre contemporaneamente. Attenzione, perché ovviamente questo qua vi colpisce, quindi se voi state facendo degli attacchi il mega costruttore ve ne interrompe. L'ideale infatti sarebbe quello di portarsi uno scudo, così da evitare che pure, cioè anche se vi colpiscono nessuno vi interrompe e potete continuare a combattere. Lo stesso discorso di prima, l'ideale potrebbe anche essere quello di portarsi un crowd control che avvicina i nemici tra di loro, quindi come Kazuha, come Venti, eccetera, sia i fantasmi, sia il mega soppressore con il mega Cicin, così con la maga Cicin, così da farli fuori più velocemente. In questo team, secondo me, oltre a portarvi un elemento dendro, dovreste... Che non è obbligatorio, però vi potrebbe aiutare soprattutto in questo punto. L'ideale però sarebbe portarvi un personaggio pyro, che può essere Bennett, ma possono essere anche DPS, può essere anche la situazione come le reazioni o lo swirl, il turbinio che permette di diffondere il pyro, perché questo qui vi potrà dare una mano sia durante questa seconda metà, sia contro soprattutto la sala 3, perché ci troveremo contro il boss di Fontaine, i mega danzatori. In questo caso ci sarà uno scudo diverse volte, Crio. Questo scudo Crio, con la presenza di un pyro, che appunto può essere anche semplicemente un personaggio come Bennett, permetterà di rimuoverlo più velocemente e quindi combattere in maniera più rapida. Nella sala 2 comunque sarà utile, perché potrete riuscire a fare fuori più velocemente i Primoplastus, soprattutto quello che ha lo scudo Geo. Quindi alcuni team che potreste pensare, ad esempio come team free to play, mi verrebbe da dire un team come ad esempio quello di, per il floor 12, potreste fare nella prima parte un team come Kukishinobu, per esempio 4 stelle, con Sucrose, con il nostro Shinchu che va a applicare l'Hydro, e ad esempio anche, per avere un po' di cura, potresti optare per Yayao, quindi un team del genere potrebbe andare tranquillamente bene. Per quanto riguarda la seconda metà, potresti optare per un team che va a fare un po' di... che potrebbe essere Melt in questo caso, utilizzando Xia Ling insieme a Bennett con Rosaria, e potresti optare Sucrose, l'avete già utilizzata, quindi un altro personaggio Nemo che potresti utilizzare, che va ad assorbire il pyro e lo rimanda indietro, e ad esempio Linette, quindi un team del genere potrebbe funzionare senza problemi. Per quel che parlavo del team di prima, potresti anche pensare di fare un team nella prima parte, nonostante la presenza del pyro, di Utao, però insieme a Yelan e Shinchu. Dov'è Shinchu? Shinchu e Zhongli, così da avere abbastanza applicazione Hydro che vi permetta comunque di rompere lo scudo al boss. Oppure il team che io preferivo di più, che può essere un team Freeze, se potete crearlo in questo modo, cioè con Ayaka, con Shenhe, con Kokomi e con Kazuha. Considerate qui potreste, se non avete, per esempio, Shenhe, potreste utilizzare anche Rosaria, quindi fare un team del genere. Se non avete Kazuha, potreste anche utilizzare Venti, se ce l'avete, oppure anche su Cross. Non rende nello stesso modo, però potreste utilizzarlo, oppure evitare lo swirl, evitare quindi il anche se questo vi potrebbe aiutare, perché andate a fare lo swirl sull'Hydro. Però nel caso in cui non avete nessun crowd control, potreste anche pensare semplicemente di inserire o un doppio Hydro, quindi fare una cosa del genere, più Hydro, oppure semplicemente avere uno scudo Crio, che può essere ad esempio quello là di Ona, quindi un team del genere. Però secondo me l'ideale in questo caso sarebbe fare questo team qui, mentre invece sotto potreste portarvi, come dicevo prima, un team Hyperbloom, Aggravate, Burgeon, perché in realtà avere il pyro sarebbe ideale. Quindi o sotto portate il team con la presenza di un pyro, e quindi il team di Utao, anziché metterlo sopra lo mettete sotto, oppure fate un team con ad esempio Kukishinobu, con Naida se ce l'avete, con Shinchu o Yelan,
e ad esempio Bennett, un team del genere avesse comunque il pyro, ce la potesse fare senza problemi. Questo nuovo Spiral Abyss lo potremmo definire una sorta di boccata d'aria, insomma è un Abyss che in realtà non è male, è un Abyss sicuramente facile di quello precedente, sicuramente più facile di quello ancora prima, ma insomma non è una sorta di Oioverse che ci dice ehi forse vi state lamentando un po' troppo, vi metto una cosa super semplice così ve la portate a casa, sicuramente è più facile, si nota la differenza da quello che c'era prima a quello che c'è adesso. Ma non è detto che comunque non abbiate una sorta di sfida, alla fine dipende molto dai team che utilizzate e dai personaggi che avete buildato e se li avete buildati bene, quindi comunque un po' di sfida la potreste avere, forse più nel 12, il 9 e il 10 restano comunque dei livelli pressoché semplici, poi dipende dal vostro livello e da tante altre cose, l'11 c'ha il suo, ma insomma più o meno la difficoltà non cambia tantissimo, il 12 è comunque più facile ma c'ha comunque quel livello di sfida che vi permette di divertirvi, ma comunque riuscire a raggiungere in maniera, poi ripeto dipende da voi, le varie stelle fino ad arrivare al completo 36 stelle. Io vi ricordo che l'Abyss non è detto che voi lo dovete fare per forza una singola run, cioè mettendo i team e portandoveli dal floor, dalla sala 1 alla sala 3 di ogni floor, ma potete tranquillamente completare la prima sala, potete fare le varie stelle, quelle che vi interessano, finire, uscire, cambiare team, però ricominciare dalla prima sala, ma considerato che avete preso le stelle che vi servivano, andate alla seconda sala, fate le stelle che vi servono, ripetete l'operazione fino ad arrivare alla terza sala. Certo, col fatto che dovete ricominciare da capo, ovviamente ci vuole tempo, ovviamente ci mettete più tempo che fare una singola run, ma non è detto, in realtà potreste metterci anche di meno. Quindi valutate voi come giocare questo Abyss, ma intanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovissimo aggiornamento. Lasciate anche un bel like e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo in live su Twitch e qui con un prossimo video. Ciao!